Il Biceglie sperava di ottenere la terza vittoria consecutiva per rimanere sempre a ridosso dei primi posti del girone H. L'Aprilia inseguiva un successo, sarebbe stato il primo, lontano dal quinto Ricci, che innescasse niente meno che la svolta della stagione. Hanno fallito la missione entrambe, trovando nello 0-0 un punto tutto sommato buono, seppur dal peso specifico assai differente. I laziali graffiano in avvio, ma vicino, con una prodezza, toglie dall'angolo alto alla sua sinistra un tiro a giro calciato da Toto. Volpicelli, su palla inattiva, dà una piccola scossa ad un giovanissimo Biceglie, una squadra dall'età media bassissima, poco più di 22 anni, apparsa fino a quel momento apatica, costretta a subire senza reagire l'Aprilia, cui vicino esce su Bosi nella prima mezz'ora. Si vivacchia fino a questo sinistro di Volpicelli al lato, ma le vere occasioni da gol non si vedono. Reti bianche all'intervallo. Ripresa, il destro di Balzano, deviato dalla difesa ospite, per poco la traiettoria non beffa Bartolomeotti e la sciagurata uscita dello stesso portiere biancazzurro sul cross di Volpicelli, ma né Ola né Palazzo approfittano dell'errore che somiglia ad un anticipato regalo di Natale, infiammano una partita decisamente brutta. L'11 di Claudio De Luca fa possesso e cerca la via della rete con Palazzo, comodo l'intervento di Bartolomeotti, ma i ragazzi di Mauro Fattori, costretto a vedere la gara dalla tribuna perché squalificato, ci provano con un tiro potente in diagonale di Toto che vicino riesce a deviare, mentre dall'altra parte Balzano prova la conclusione da lontano, ma il suo tiro sorvola la traversa, lasciando che Biceglie e Aprilia alla fine si dividano l'intera posta in palio. Al Ventura finisce 0-0, primo pareggio interno per i neroazzurro stellati che adesso attendono una svolta dall'imprenditore marchigiano Vincenzo Longo, assente in tribuna, che ha manifestato l'interesse a rilevare il club. Un'attesa snervante che non aiuta a dare tranquillità.